Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Marandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Prakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiuta Parakamalang Shri Guru Vaishnavangsha Shri Rupang Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakan Vitangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora continuiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam, siamo sempre al primo canto, terzo capitolo. Krishna è la fonte di tutti gli avatar, verso 33. Yatre me sarasad rupe pratisidhe svasamvida Avidyayatmani krite iti tad brahmadarshanam Yatreme sarasadrupe pratisidhe svasangvida Avidyayatmani krite iti tad brahmadarshanam Yatra quando ime tutte queste sat asat grossolani e sottili Rupe forme pratisidhe sono annullate, svasangvida con la realizzazione spirituale, avidyaya per ignoranza, atmani al sé spirituale, krite essendo state imposte. Iti così, tat questo è, brahmadarshanam, il metodo per vedere l'assoluto. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Con la realizzazione della sua identità spirituale, l'essere diventa consapevole che il suo corpo grossolano e quello sottile non hanno niente in comune col suo vero sé. Volevo realizzare questo. Poi, amore per Krishna. Egli allora vede se stesso e contemporaneamente vede il Signore. Spiegazione. La realizzazione spirituale si distingue dalle illusioni materiali perché permette di percepire che le forme temporanee e illusorie che l'energia materiale ci impone, il corpo grossolano e il corpo sottile, rappresentano solo involucri superficiali del vero sé, l'anima spirituale. Questi involucri derivano dall'ignoranza e mai possono ricoprire il Signore Supremo. Sempre sottolineato che Krishna non è un corpo materiale, non è in illusione come noi. Sapere questo con certezza è ciò che si definisce liberazione o visione dell'assoluto.
Raggiungere la liberazione spirituale perfetta implica perciò la necessità di adottare la vita spirituale, devi praticare. Realizzare la propria identità spirituale significa diventare indifferenti alle esigenze del corpo grossolano e sottile per impegnarsi nelle attività dell'anima, servizio devozionale. E questo viene gradualmente, naturalmente. Naturalmente, più che ci impegniamo in servizio devozionale a Krishna, naturalmente le esigenze del corpo e grossolano e sottile diminuiscono. Dobbiamo cominciare per la vita spirituale, i quattro principi regolatori per limitare le attività, quelle che ci copre completamente le attività grossolane della gratificazione dei sensi che ci proprio lega all'identificazione con il corpo. Ci eliminiamo quelle quattro cose e da lì pian piano ci togliamo tutti gli attaccamenti all'identificazione con il corpo grossolano sottile. È un processo positivo, più che ci impegniamo in servizio devozionale, naturalmente questo avviene. Realizzare la propria identità spirituale significa diventare indifferente alle esigenze del corpo grossolano e sottile per impegnarsi nelle attività dell'anima. Gli stimoli ad agire vengono dall'anima, ma se ignoriamo il nostro vero sé, se non conosciamo la natura spirituale dell'anima, le nostre attività diventano illusorie. Immerso in questa ignoranza, l'uomo crede di trovare il proprio interesse nella soddisfazione del corpo grossolano e sottile. Così, vita dopo vita, continua ad agire invano e a sprecare le sue energie, cercando felicità nelle energie illusorie del Signore, che non esiste. Soltanto quando egli coltiva la conoscenza della sua vera identità, cominciano le sue attività come anime spirituali. Perciò colui che agisce in accordo con la natura dell'anima è detto Jivan Mukta, o anima liberata anche nell'esistenza materiale. Anche durante questa vita possiamo essere liberati se siamo 100% impegnati in servizio devozionale. Siamo automaticamente liberati perché non siamo più identificati col corpo materiale, non siamo più cercando felicità o piaceri attraverso questo corpo materiale. E così siamo liberi dall'incatenamento del corpo, dell'energia materiale. Questo livello perfetto della realizzazione spirituale non si raggiunge con un metodo artificiale, ma prendendo rifugio ai piedi di loto del Signore che trascende sempre la materia. Il Signore insegna nella Bhagavad Gita che Egli si trova nel cuore di ogni essere e da Lui soltanto viene la conoscenza, il ricordo e l'oblio. Quando l'essere desidera trarre piacere dall'energia materiale, cosa puramente illusoria, non c'è vero piacere o felicità. Il Signore lo immerge nelle tenebre dell'oblio. Così l'essere si inganna scambiando il suo corpo grossolano e sottile col suo vero sé. Nel senso, quando vogliamo, l'essere desidera trarre piacere dall'energia materiale, abbiamo desideri materiali. Il Signore lo immerge nelle tenebre dell'oblio, ci fa dimenticare chi siamo, così altrimenti non possiamo cercare di godere il piacere materiale. Se siamo realizzati di non essere questo corpo, naturalmente come anime spirituali, cosa ci interessa cercare il piacere nell'energia materiale? Ma per soddisfare questo desiderio, Krishna dentro il nostro cuore ci fa dimenticare chi siamo. E vivere in un mondo illusorio.
senza una realtà illusoria, pensando di essere questo corpo. Invece, quando l'essere condizionato coltiva la conoscenza trascendentale e prega il Signore di liberarlo dalle oscurità dell'oblio, il Signore, nella sua infinita misericordia, dissipa il velo dell'illusione e lo ricopriva e gli rende così possibile la realizzazione della sua vera identità. L'essere ritrova allora la sua condizione naturale, originale ed eterna, e si impegna nel servizio al Signore, liberandosi così da ogni condizione materiale. Tutto questo si compie per volere del Signore, attraverso le sue potenze esterne o anche direttamente attraverso le sue potenze interne. Chai. Traduzione, verso 34. Quando l'energia illusoria si ritira e l'essere per la grazia del Signore si arricchisce della piena conoscenza, la luce della realizzazione spirituale lo illumina ed egli si stabilisce nella gloria del suo vero sé. Spiegazione di Srila Prabhupada. Poiché il Signore è la trascendenza assoluta, le sue forme, i suoi nomi, i suoi divertimenti, le sue qualità, i suoi compagni e le sue energie sono uguali a lui. La sua energia assoluta, per esempio, agisce secondo la sua onnipotenza. Essa è una, ma si manifesta in tre differenti modi: come energia interna, Krishna e tutte le sue espansioni, direi, esterna, l'energia materiale, e marginale. E il Signore, nella sua onnipotenza, può compiere tutto ciò che vuole attraverso una qualsiasi di queste energie, perché è sotto il suo controllo. L'energia materiale può trasformare, come Prabhupada dà sempre l'esempio del frigorifero, l'elettricità. L'elettricista sa come utilizzare la stessa energia elettrica, può far raffreddare o scaldare. È la stessa energia, ma trasformato come vuole il Signore, il controllore, l'origine di questa energia. Suo volere può trasformare le energie esterne in energie interne. Così l'energia esterna, che ha il compito di illudere gli esseri che desiderano essere illusi, che si desiderano essere illusi, può, per la grazia del Signore, togliere il peso della sua influenza quando l'anima condizionata si pente dei suoi errori e intraprende la via dell'austerità. Da questo momento la stessa energia contribuisce alla purificazione dell'essere, che progredisce così sulla via della realizzazione spirituale. Prendiamo l'esempio dell'energia elettrica, che l'elettricista esperto è in grado di trasformare in energia calorifica o frigorifera, semplicemente con un contatto. Similmente, l'energia esterna, che rende l'essere prigioniero del ciclo delle morte e delle rinascite, può trasformarsi in energia interna per volere del Signore e guidare l'essere verso la vita eterna. Quando l'essere riceve la grazia del Signore, ritrova la sua posizione costituzionale e può gioire dell'esistenza spirituale ed eterna. Quando l'essere riceve la grazia del Signore, ritrova la sua posizione costituzionale e può gioire dell'esistenza spirituale ed eterna. Riceve la grazia, ma non è a caso che cade in testa la grazia e chi non l'ha, chi è fortunato l'avrà. No, quando desideriamo, che vogliamo liberarsi dall'illusione, dall'energia materiale, Krishna ci aiuta. Ci aiuta, ci fa dimenticare l'energia illusoria e ricordarsi di lui, ma con il nostro desiderio. Non è obbligato, Krishna non è obbligato di liberarsi nessuno, ma è soddisfatto con i nostri sforzi, i nostri desideri, la nostra sincerità. Infatti
Infatti la Netta Devozione proprio spiega che l'unica vera qualità richiesta è la sincerità. Sincerità di arrendersi al Signore. Allora, verso 35, così i saggi descrivono gli eventi e le attività del non nato, del non attivo, che neanche le scritture vediche permettono di conoscere. Egli è il Signore del cuore. Spiegazione. Il Signore Supremo e gli esseri individuali sono per natura spirituali, perciò sono eterni, non soggetti alla nascita o alla morte. La loro apparizione e scomparsa nel mondo materiale non avvengono però in modo analogo. Ci siamo Krishna e noi, l'essere individuale, siamo tutti la stessa qualità, eternità, conoscenza e felicità, ma in contatto con l'energia materiale perché siamo marginali. Noi siamo coperti e Krishna, Krishna no. Essere individuale, accettando il ciclo della nascita e della morte, è legato alle leggi della natura materiale, mentre l'apparizione e la scomparsa del Signore trascendono la natura materiale. Essi sono pure dimostrazioni della sua potenza interna e sono descritti dai grandi saggi per guidare tutti gli esseri verso la realizzazione spirituale. La Bhagavad Gita definisce come trascendentali la nascita, cosiddetta nascita, e le attività del Signore in questo mondo. Semplicemente meditando su questi divertimenti si raggiunge la realizzazione del Brahman Supremo e si diventa liberi dalla schiavitù materiale. Semplicemente meditando su questi divertimenti, leggendo libri di Krishna, leggendo Srimad Bhagavatam, ascoltando Srimad Bhagavatam, uno si libera dalla concezione materiale e si libera dalla schiavitù materiale. Le Shruti insegnano che il non nato prende nascita solo in apparenza. Il Signore non è obbligato ad agire, ma essendo onnipotente, compie tutto con la più grande facilità, tanto che ogni cosa sembra avvenire da sé. In realtà le apparizioni, le scomparse e le attività del Signore sono tutte impenetrabili anche alla luce delle scritture vediche. Tuttavia il Signore le rivela, mosso a compassione verso gli esseri condizionati. Quando Krishna vuole, si rivela la natura trascendentale delle sue attività, passatempi. Quindi vedi il nostro sforzo sincero di servirlo, di portare tutta la nostra coscienza sul servizio devozionale. Mosso a compassione verso gli esseri incondizionati, noi. Dobbiamo perciò trarre continuamente profitto dal racconto di questi divertimenti, perché rappresentano la forma più pratica e più dolce di meditazione sul Brahma. Infatti, per quello proprio all'inizio del libro di Krishna, alla fine c'è chi recita, l'ascolta, legge questo testo. Può diventare completamente puro, cosciente di Krishna, meditando sul passatempo di Krishna. Allora, verso 36. Il Signore Onnipotente, le cui azioni sono sempre assenti da impurità, è il maestro dei sei sensi e possiede pienamente le sei perfezioni. Egli crea, mantiene e distrugge gli universi manifestati senza esserne contaminato. Si situa in ogni essere e rimane sempre indipendente. Spiegazione di Srila Prabhupada, scusate, è un po' freschina. La differenza principale tra il Signore Supremo e gli esseri viventi consiste nel fatto che il Signore è il Creatore e gli esseri viventi sono i creati. Questo verso lo definisce Amogha Lila, indicando così che non c'è niente di cui lamentarsi nella sua creazione,
coloro che vi seminano la discordia dovranno essi stessi soffrirne. Poiché possiede pienamente le sei perfezioni, bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia, il Signore rimane il maestro dei sensi e trascende ogni afflizione materiale. Egli crea gli universi manifestati per dare agli esseri che subiscono le tre forme di sofferenza propria dell'esistenza materiale la possibilità di ritornare a Lui. Krishna ha creato tutto questo parco giochi, questa creazione materiale per darci la possibilità di purificarsi, di liberarci da questi desideri di godere separatamente da Lui e tornare a casa. Quanti sforzi che fa Krishna per salvarci dalla sofferenza. Da noi siamo così testoni che continuiamo a provare e Krishna continua a mantenere tutta questa montatura, questa creazione materiale per darci sempre un'opportunità. Allora, Nadia, c'è stato un momento in cui Krishna era da solo e siamo sempre stati con lui? O siamo sempre stati con lui? No, Krishna non è mai da solo, perché sono sempre esistite le esseri viventi, nel senso tutto esiste eternamente, non c'è inizio fine, e la maggior parte degli esseri viventi sono nel mondo spirituale, non cadono mai, non scendono mai nel mondo materiale. Così Krishna è sempre a giocare e riceve il servizio da un infinito di devoti nel mondo spirituale. Solo un piccolo gruppo, noi ci siamo decisi di non servire Krishna, di cercare perché non posso godere io. E questo è il nostro piccolo libero arbitrio. E solo qualcuno, una percentuale minore, utilizzano male la loro indipendenza. E questo siamo noi. Poi Krishna gentilmente, invece di abbandonarci, ci accompagna a questa avventura, a questa prova di godere separatamente da lui, e rimane il nostro cuore a dirigere tutte le creazioni materiali per darci la possibilità di liberarci da questo desiderio di essere indipendenti, di non servire, di arrendersi volontariamente di nuovo. E lei crea gli universi manifestati per dare. Che subiscono le tre forme di sofferenza proprio dall'esistenza materiale, la possibilità di ritornare a lui. Poi li mantieni e giunto il momento li distrugge, senza essere minimamente contaminato da queste azioni. Egli è a contatto con le creazioni materiali solo molto superficialmente, come quando si percepisce l'aroma di un oggetto senza venire a contatto con esso. Chi è impuro non può dunque avvicinarlo, nonostante tutti gli sforzi. Dobbiamo purificarci. Ceto Darpana Marginam, cantando il Santo Nome. Facciamo ancora uno. Gli uomini di poca conoscenza non possono capire la natura trascendentale delle forme, dei nomi e delle attività del Signore, che si muove come un attore sulla scena, e non possono neppure esprimerla nelle loro ipotesi o nei loro discorsi. Spiegazione. Nessuno può descrivere adeguatamente la natura trascendentale della verità assoluta, perciò si dice che essa è al di là del pensiero e della parola. Esistono tuttavia degli ignoranti che tentano di capire la verità assoluta attraverso le loro congetture imperfette e le loro descrizioni errate sulle sue attività. Le attività del Signore e le sue apparizioni e scomparse, i suoi nomi, le sue forme, le sue differenti personalità e tutto ciò che lo circonda rimangono impenetrabili all'uomo comune, solo che ci purifichiamo il nostro cuore.
Esistono due categorie di materialisti, coloro che cercano di godere dei frutti della loro azione e gli empiristi. I primi ignorano praticamente tutto della verità assoluta, mentre gli altri, dopo aver conosciuto la frustrazione che comporta le azioni interessate, sono stufa di cercare di godere, sono frustrate, hanno capito che cercando di gratificarsi senza piacere materiale non vale la pena, non c'è felicità, ma vogliono speculare dall'alternativa. Si volgono verso la verità assoluta e tentano di conoscerla attraverso la speculazione intellettuale, penso di capire con il loro intelletto, no? Senza arrendersi al Krishna. Ma per gli uni e per gli altri la verità rimane un mistero, come i giochi di un prestigiatore per il bambino. Incapaci di cogliere la magia dell'essere supremo, i non devoti restano sempre prigionieri dell'ignoranza, per quanto abili siano nell'azione interessata o nella speculazione intellettuale. Con la loro scarsa conoscenza non possono accedere alle regioni misteriose della trascendenza. Gli speculatori mentali sono un po' più elevati dei materialisti grossolani che agiscono per i frutti delle loro azioni. Ma essendo dominati anche essi dall'illusione, danno per scontato che tutto ciò che possiede nome, forma e attività è solo un prodotto dell'energia materiale. Penso che anche Krishna è come loro. Per loro l'assoluto, l'essere spirituale supremo, deve essere dunque senza nome, senza forma e inattivo. Il tentativo di porre il nome e la forma trascendentale del Signore sullo stesso piano dei nomi e delle forme materiali rivela bene la loro ignoranza. Con questa loro scarsa conoscenza non potranno certo capire la natura reale dell'essere supremo. Come insegna la Bhagavad Gita, il Signore è sempre in una posizione trascendentale, anche quando discende nel mondo materiale, ma gli ignoranti lo considerano come un grande personaggio storico e restano così ingannati dall'energia illusoria. Concludiamo qua. Hare Krishna, buona giornata a tutti e aspettiamo al Centro Vaikuntha per il programma di Bhagavad Gita stasera. Hare Krishna.